La distruzione degli Stati-nazione. Questo è l'obiettivo finale. La trasformazione pianificata dell'Unione Europea in un'unione militare venduta come risposta prolungata al conflitto ucraino, che non deve finire. Ebbene sì, signori, la neo eletta presidente della Commissione Europea, la Ursula, ha detto e annunciato al mondo che è giunto il momento di costruire una vera e propria unione di difesa comune. E il Partito Democratico, insieme a Fratelli d'Italia, i partiti principali nazionali, si sono venduti a questa intenzione. Cioè, il racconto è molto semplice: come fai a dire no nel togliere quel po' di sovranità che è rimasta, se prima non crei il problema, cioè l'Ucraina, e poi lo risolvi creando una difesa comune? Tutto ciò ha comportato il far uscire fuori, emergere dalle varie nazioni europee, i cosiddetti partiti europei delle nazioni sovrane. Alcuni di voi avranno sentito dell'avanzata delle destre in Germania, AfD, i patrioti per l'Europa di Orban, entrambi fortemente contrari, come altri partiti europei, a questa federalizzazione dell'Europa. È l'unico modo per far passare al pubblico non pagante, al pubblico votante, come è necessaria una difesa comune europea, come direbbe Mario Draghi, e fargli credere che ci sarà un'invasione imminente in Europa da parte della Russia. O fai attenzione, non sto dicendo che non ci sono rischi in Ucraina da parte di una possibile escalation russa contro l'Ucraina. Anzi, è quello che gli serve agli europei, per far credere a tutti che dopo l'Ucraina toccherà a noi, che la Russia attaccherà i paesi baltici. Ma il vero obiettivo è quello di togliere la sovranità ai paesi e alle nazioni europee. In tutto ciò la Meloni è complice. O è complice o non ci sta capendo una beata minchia. Siccome la considero abbastanza scafata a livello politico, eliminerei la seconda opzione. Allora, seguitemi un attimo, perché voglio spiegarti come funziona il giochino europeo in Italia. Questo passaggio è fondamentale. Al contrario di altri modelli che esistono, come in Cina, dove c'è a capo un unico uomo, Xi Jinping, da diversi anni, al contrario di quello che accade in Russia, dove c'è da diversi anni Putin, in Europa e in Italia funziona diversamente. Partito Democratico e Fratelli d'Italia hanno votato insieme il primo emendamento della nuova Unione Europea. Entrambi i partiti hanno votato a favore della guerra. Questo perché? Perché in Europa, al contrario che in Russia o in Cina, c'è la logica dell'alternanza politica, purché chi va a governare faccia sempre le stesse cose. La Schlein, Partito Democratico, dovrebbero essere pacifisti. Lei, soprattutto per la sua provenienza politica. Ma non può farlo, che domani, se mai dovesse giocarsi il ruolo da premier, no party. No guerra, no party. Infatti il PD, il Partito Democratico, non ha argomentazioni a livello nazionale nell'ultimo periodo. Parla di giustizia, deve parlare di ritorno del fascismo. Non ha altri argomenti perché non li può toccare. Quindi il modello in Italia, come in Europa, è che al governo ci può andare oggi la Meloni e domani la Schlein, purché si appoggi sempre gli stessi poteri esterni che governano sull'Europa. Non so se capite come funziona la democrazia. È una forma avanzata della dittatura. È un modo per prendere per il culo gli elettori che in Occidente sono leggermente più avanzati rispetto a Cina e Russia. E poi è da vedere, cioè lì almeno sanno, c'è quel capo lì, fa i nostri interessi, finisce lì. In realtà questi non fanno i nostri interessi, ma fanno gli interessi di poteri esterni, quindi ogni tanto laviamogli la faccia a sti elettori e cambiamo gli addendi, purché il risultato non cambi. È una genialata se ci pensate, ma non c'è un cazzo da ridere, perché qui ci stiamo giocando il futuro dei paesi, delle nazioni. Le nazioni europee o manterranno ora la propria sovranità, per quanto sia imperfetta e per quanto sia solo parziale al momento, oppure perderemo tutto e finiremo come uno stato anonimo in una federazione europeista comandata dai poteri che comandano la democrazia. È il caso Joe Biden, che non comanda un cazzo, una minchia, dovrebbe avertelo fatto capire. Per fare questo vanno avanti vendendo fake news, tipo: vi racconto una narrazione. La Russia ha iniziato la guerra per un'ambizione personale di espandere il proprio potere oltre l'Ucraina e conquistare l'Europa. L'Europa orientale e gli stati baltici. Lo so che stai pensando, è una cagata pazzesca, ma il punto è ciò che crede la massa. Ciò che loro vendono per il tramite delle telefinzioni, i giornali, o meglio i giornalai, perché quelli vendono notizie, non cercano le notizie. Quindi come i giornalai vendono i giornali, questi
venditori, so giornalai, non so giornalisti, vendono notizie alle persone comuni, e le persone comuni se bevono tutto come i pipistrelli, One, il Covid, ste minchiate qui. Quindi la fake va avanti. È essenziale l'appoggio degli alleati, della NATO, che sostenga con denaro e con materiale bellico l'Ucraina per sconfiggere la Russia e conquistare i territori della Russia, o meglio i territori che erano dell'Ucraina adesso conquistati dalla Russia. L'Occidente è in lotta per la libertà, l'Occidente è in lotta per difendere la democrazia. L'incessante sostegno finanziario ed economico, oltre che bellico, unito all'impatto delle sanzioni e all'incompetenza russa, perché i russi prendono le batterie dalle lavatrici per poi, non hanno più armi, hanno consumato tutto. Lo so che a qualcuno di voi gli saranno sfuggite le minchiate, o se le saranno già dimenticate quelle che sono state raccontate nell'ultimo periodo, e tutto ciò, concludono, porterà alla vittoria finale dell'Ucraina. L'insoddisfazione interna alla Russia contro Putin farà sì che si scatenerà una guerra civile, ci sarà una rivolta popolare a Mosca che rovescerà l'attuale potere russo di Putin e porterà a capo un amico degli Stati Uniti d'America e butterà la Russia nella democrazia. Questa è la versione fake. La realtà è che gli USA nel 2008, con la dichiarazione di Bucarest, l'allora George W. Bush, comunicarono per la prima volta che l'Ucraina si sarebbe dovuta unire alla NATO, e la questione iniziò a puzzare leggermente ai russi. Questo fu il passaggio numero uno. Passaggio numero due: nel 2014 fu rovesciato così casualmente un presidente eletto democraticamente e fu sostituito con quello attuale che prima, e non è uno scherzo, faceva il comico e il ballerino. Successivamente, con gli accordi di Minsk, o meglio i negoziati per gli accordi di Minsk tra il 2014 e il 2015, gli Stati Uniti e la NATO mentirono ai russi, come ha confermato oltretutto la cancelliera tedesca, la Merkel. Su cosa mentirono? Che l'Occidente non aveva nessuna intenzione di rispettare quegli accordi. Ora, l'idea stessa che gli Stati Uniti d'America amano la democrazia e ci terrebbero alla democrazia in Ucraina, quando i cittadini statunitensi non sanno manco dov'è l'Ucraina, ci sei, non lo sanno. Lì si sta protestando, negli Stati Uniti d'America, per la Palestina, Israele. L'Ucraina non se l'è cagata nessuno, ma non perché i cittadini statunitensi, insomma, quelli con coscienza, siano indifferenti, perché non sanno fisicamente dove stanno. È una delle tante guerre che gli Stati Uniti, per loro, ha attivato in giro per il mondo per portare e esportare democrazia. Gli USA mentono da una vita su sta roba che loro esportano la democrazia in altri paesi, come le telefinzioni, che mentono non dicendo come stanno le cose. Dice: Putin ha arrestato il giornalista Zelensky, ha dichiarato la legge marziale, ha sospeso le elezioni e ha imprigionato gli oppositori politici. Il mandato da presidente di Zelensky è scaduto a maggio del 2024. In questo momento Zelensky è lì senza essere passato dalle elezioni, sostenuto da un esercito che è stato finanziato, diciamo, da tutti i soldi che questo esercito e i suoi membri hanno ricevuto dall'Occidente. Le sanzioni dell'Europa, dei paesi della NATO, degli Stati Uniti d'America contro la Russia sono state un bluff. Dovevano provocare una caduta, un collasso dell'economia russa, come ci raccontava Mario Draghi e company tempo fa, e in realtà non è successo. Anzi, è successo che il PIL russo sta al 5,4% annualizzato, mentre gli Stati Uniti d'America, dato che uscirà tra oggi con domani, prevede una crescita del PIL trimestrale dell'1,9, attualmente è l'1,4. La disoccupazione in Russia è al 2,7%, negli Stati Uniti d'America è al 4,1%. È vero, in Russia hanno l'inflazione alta, come qui da noi, anzi di là è molto più alta, e hanno tassi di interesse sui prestiti molto superiori a quelli europei e occidentali. Ma per questo che vi ripeto da una vita, da un punto di vista monetario, che sia Cina, sia Russia, che sia l'Occidente, non cambia niente. La scuola, le istruzioni economiche che loro signori hanno eseguito, quelle keynesiane, vengono applicate in tutte le parti del mondo. E su questo punto, sapete, io batto e ribatto all'interno di questo canale. Ma le recenti previsioni di crescita del Fondo Monetario Internazionale stimano la crescita russa nel futuro, prossimo anno, al 3,2%, quando negli Stati Uniti è più bassa. Quindi
Le sanzioni occidentali non hanno portato a nulla. La guerra non è finita finanziando da un punto di vista economico, finanziario, ma anche finanziando, concedendo armi all'Ucraina. Perché la fine della guerra può avvenire in due modi. O la Russia vince, si concedono quei territori conquistati e se fa la pace, o prima o poi la Russia vince perché sgancia una bomba nucleare. A quel punto, fine della guerra. Fine della storia, aggiungerei, per come l'abbiamo conosciuta negli ultimi anni. Per il resto, a perdere saremo noi, che avremmo e pagheremo l'onere economico del grande bluff dei politici europei. Tutto ciò per far raggiungere l'obiettivo finale della difesa comune europea. Attenzione, obiettivo minimo di perdita di sovranità.